In Molise adesso vogliamo mostrarvi i paesi roccia, letteralmente aggrappati alla montagna, borghi oltre i 1000 metri che sfidano i venti nel regno del faggio e dell'abete bianco. Qui li chiamano paesi roccia, aggrappati a speroni appuntiti pur di sopravvivere, come Bagnoli del Trigno, piccolo gioiello incastonato nell'Alto Molise, con la chiesa di San Silvestro costretta tra due pareti rocciose e il castello normanno a vigilare dall'alto. Siamo al confine tra Molise e Abruzzo, il regno dell'abete bianco, del Faggio e del Cerro. Attorno alla chiesa di San Nicola si sviluppa il piccolo centro di Rosello, a cavallo tra le province di Isernia e Chieti. Tutto intorno si estende per 10 ettari la riserva WWF che prende il nome proprio dal paesino di Rosello. A pochi chilometri ecco Pesco Pennataro, un piccolo borgo che dai suoi 1200 metri sfida i venti e le montagne che lo circondano. Dall'eremo di San Luca, percorrendo il sentiero che si fa spazio tra boschi e costoni di calcare, si potrà godere di una vista spettacolare sull'intera vallata. Il nostro viaggio tra i paesi roccia continua per far tappa a Vasto Girardi. Siamo a una ventina di chilometri da Pesco Pennataro. L'antica Castrum Girardi è ancora oggi raccolta attorno al castello duecentesco che racchiude tra le sue mura la chiesa di San Nicola e con essa un mondo antico che sopravvive nei suoi pochi abitanti. Oltrepassata la riserva di Colle Meluccio, protetta dall'UNESCO, si arriva a Pietra Abbondante, arroccata a 1000 metri d'altezza sui suoi astri speroni, le cosiddette morge. È lì, a pochi passi, sulle pendici del Monte Saraceno, che si apre la più importante area archeologica del Sannio, edificata a partire dal II secolo a.C., con il tempio, il teatro, le sue scalinate, gli ingressi per i cori e l'orchestra. Si dice che proprio qui il Senato Sannita dichiarò guerra a Roma, aprendo quelle ostilità con l'urbe che si sarebbero protratte per decenni.